Ragazzi, è pazzesco, sono qui in Germania, è pazzesco. Allora, sono a Mannheim. Sono qui in Germania, a Mannheim, nella crisi tedesca. Allora, qui c'è un gruppo di 30 persone italiane. Siccome qui in Germania c'è la crisi, sono venuti dall'Italia, giusto? Siete venuti dall'Italia? Dall'Italia. Oggi, giusto? Per sollevare l'economia tedesca, capito? Abbiamo qui, guardate chi c'è qua, Antonello Riva. Ragazzi, ma avete visto qua in Germania cosa c'è? Guarda. No, c'è la crisi con Germania. Ah, è crisi. Top, grande. Allora, siamo qui in un locale a Mannheim. Lui è tedesco ma parla anche italiano. E cos'è che sta arrivando qui? No, io ho preso, oh, no, non ho preso. E comunque questo è un bel locale che fanno la birra loro. Figata, guarda che bello qua con tutte le robe. Siamo qui nella crisi tedesca, guardate la crisi qui, produzione con le robe delle birre, figata ragazzi, siamo al top. E allora siamo venuti, vedete, questo è tutto un gruppo di italiani, perché se non c'erano gli italiani il locale era vuoto, cioè qui proprio Germania spianata, ragazzi. La Germania deve ringraziare gli italiani che sono venuti dall'Italia a consumare. Siamo qui. Lui è cognato d'Antonello. Quando è che siete partiti? Stamattina. Meno male ci hai portato a dire le belle ragazze. Per sollevare il livello, dobbiamo andare in competizione con la Germania. Diciamo che come bellezza vinciamo l'Italia. Ah, ma non c'è paragone di nesso. Diciamo che con la Germania vinciamo. No, beh, anche in Germania hanno delle belle ragazze. Dai. Anche in Germania. Anche le belle ragazze. Questo lui è tedesco. È alto 1,95. Bel ragazzo. Sì, niente da dire. Però anche noi, Antonello, lo ringrazio, e suo cognato, mi hanno portato veramente delle belle ragazze, dice. Cioè, non ha portato solo uomini, cazzo. Ovvio, solo. Come mai la scelta di Mannheim? Perché abbiamo la sede qua vicino. Spire, sì. Domani c'è la visita all'azienda. C'è il concerto a Spire. C'è casino, gli alberghi pieni. Sì, è vero, sto periodo qui ci sono un mare di... Però domani siamo a Speyer. Ok, domani vengo anch'io a Speyer, la mia città, una delle città che più amo. Almeno sono qui che mangiamo, qui nella crisi tedesca. Meno male siamo noi italiani che solleviamo dalla crisi. Tu da dove arrivi? Leinate. Ah, Leinate, questo è... Tu da dove arrivi? Fidenza. Fidenza. Fidenza sarebbe? È la proprietaria. La proprietaria del Fidenza Village. Ma Fidenza dov'è, scusa? Provincia di Parma. Provincia di Parma. Sì, mio amico che si è appena sposato adesso, ma che va in Messico. Invece è il parmigiano. Insalata è sua. Cos'è? Beh, quello? In Emilia dicono che siano sempre delle belle donne, dico, quello è vero. Lui invece arriva dalla Valtellina. Esatto. Anche tu sei venuto per sollevare la crisi. Esatto, economia tedesca sollevata. Economia va sollevata. Prego. Io ho visto. Esatto. No, questi sono tedeschi, vabbè. Ci abbiamo anche dei tedeschi in Germania, dai. Antonello Riva, che devo fare una sfida di basket con lui, anche se in realtà l'ho già fatta, però su YouTube la metto nei prossimi giorni. No, vabbè, vi do già un anticipo, dai. Non vi do un anticipo. Però Antonello non pensava che giocavo così bene, eh? Sì, l'ho portato in spareggi. Schnitzel? Questa mia, io una è mia, questa è mia. Sì? Bitte. Questo è il mio. Ragazzi, è andato da mangiare, qui sono. Sono più donne che uomini, eh. Antonello, devo entrare a far parte della tua squadra, devo lavorare con te qua, eh. Cioè mica sono più donne che uomini. Sempre, eh. Cioè, sei numero uno, Anto. Le donne lavorano come. Lui, Antonello Riva, è stato uno dei più grandi cestisti di basket italiano, primo nella classifica marcatori. Chi è secondo? Oscar Smith, giusto? Carter Mayer terzo? Ok, lui ha giocato a Cantù e poi a Milano. Va bene, vi salutiamo qui, ragazzi.